Abbiamo fatto la denuncia ai carabinieri, adesso richiameremo i carabinieri anche perché ci mancano le chiavi, non sappiamo se hanno fatto un furto. Non c'è pace per lo stabilimento Kral. Delle persone continuano a utilizzare la struttura come rifugio e luogo dove bere e mangiare. E non manca l'occasione di spaccare qualche porta o provare a rubare qualcosa o utilizzare le suppellettili presenti. Migranti senza tetto, ragazzi in vena di atti vandalici, i responsabili sono ancora ignoti. E intanto sono scattate le denunce ai carabinieri. Sforzato la porta della segreteria e ci hanno portato via molte cose che servivano, tipo bombole e varie cose. Poi ci hanno rubato le chiavi, che è un mazzo di chiavi che le teniamo dentro, per le due officine che abbiamo. Qualcuno ha lasciato dei bicchieri ancora un po' pieni, delle bottiglie di vodka, di quella vodka insomma commerciale che compri tranquillamente al supermercato, che costa anche poco, e hanno pensato bene di fare aperitivo. Delle altre porte sono state sfondate. Ecco Maurizio, lei per esempio mi raccontava che c'è una porta che è stata completamente divelta. Salvagenti, ombrelloni, le boe, hanno portato via anche le boe. Mi dicono che domenica qui c'era il via vai, ombrelloni, tutte cose nostre. Questo è demanio. Essendo demanio, io so che tutta l'estate la capitaneria di porto gira con le barche per vedere tutta una serie di cose. Strano che non sono passati quest'anno. Aiutateci perché non sappiamo più cosa fare. Non solo il Kral, anche l'adiacente bagno ferroviario soffre lo stesso problema, oltre a condividere i danni per le mareggiate. Il problema è che l'area è completamente impresenziata da parte di tutti e nessuno riesce a fermare perché non ci sono, come dire, strutture, cancelli, eccetera, come c'erano quando c'era l'autorità portuale, che l'area era vigilata e chiusa. Sono entrati nella cucina, sono entrati nella zona del canottaggio, hanno rotto tutti gli stipi, hanno portato via tutto quello che c'era di alcolico da bere, eccetera, quindi probabilmente non saranno di religione osservante l'abuso di alcol, però evidentemente l'alcol fa parte della loro dieta perché non c'è più una bottiglia qui.